Pace e bene a tutti, buongiorno. Oggi 5 aprile ricordiamo San Vincenzo Ferrer. Ascoltiamo la sua storia. Vincenzo nasce a Valencia intorno al 1350. Visse nel periodo in cui il papato era minacciato dal grande scisma d'Occidente, quando i papi erano due e poi addirittura tre. Giovane, dotto frate domenicano, venne notato dal cardinale aragonese Pietro de Luna, legato del papa avignonese Clemente VII. Seguendo da vicino il cardinale, Vincenzo si rese conto che la Chiesa aveva bisogno del ripristino dell'unità e della riforma morale. Dopo la morte di Papa Clemente VII, venne eletto Papa il Cardinale De Luna, col nome di Benedetto XIII, il quale nomina Vincenzo suo confessore, cappellano domestico e penitenziere apostolico. Il nuovo Papa era irremovibile riguardo alla elezione di un Papa unico. Incominciò per Vincenzo la prova più dura, annunciare al nuovo Papa e il suo amico che il regno d'Aragona non lo riconosceva più come papa. Fu un momento doloroso per il papa, ma un passo decisivo per la riunificazione del papato che avverrà nel 1417. Nel 1398 Vincenzo si ammalò. Ebbe una visione nella quale gli apparve il Salvatore accompagnato da San Domenico e San Francesco. Il Signore gli toccò la guancia e gli ordinò di mettersi in viaggio per conquistare molte anime. Nei 20 anni di predicazione mescolava il sermone alla battuta, parlava dell'anticristo e del giudizio finale. Morì a Vannes, in Bretagna, nel 1419. Venne proclamato santo nel 1458 da Papa Callisto III. La sua data di culto è il 5 aprile. È un po' difficile immaginare quello che storicamente è successo e che stava vivendo San Vincenzo, ossia che ci fossero non un papa, non due, ma in un certo momento addirittura anche tre. E che dolore per una persona credente vedere che la Chiesa sta attraversando un periodo di difficoltà in questo senso, proprio al suo vertice nel Vicario di Cristo, poi per cosa? Problemi politici e per delle influenze del potere temporale. Nella ricerca di questo equilibrio, ecco, la Chiesa ha potuto beneficiare del contributo di persone così grandi come San Vincenzo, che ha iniziato a predicare per l'unità, facendolo non solo dagli ambienti, diciamo, ecclesiastici, ma anche dal più basso, con parole di umiltà. Cerchiamo anche noi quindi di lavorare per questo, l'unità, che è una caratteristica preziosa, è un requisito fondamentale per la pace. Unità che non vuol dire essere massificati e identici tutti quanti, no. Unità vuol dire saper fare la comunione, saper vivere l'Eucarestia insieme. E proprio chiedendo questo grande dono da Dio che è Trinità e quindi all'unità in sé, è Dio che ci dona l'unità perché è Lui che la vive, ecco, che noi possiamo vivere questo dono nella pienezza più grande e chiediamo l'intercessione di San Vincenzo. Prega per noi.